subito al primo minuto, attenzione, guardate, ride out solo davanti a Pulisic, la parata bellissima del portiere bianco scudato. Al settimo minuto in azione Perrone su calcio di punizione con il suo tiro e ancora ben appostato Pelosin para. Al quattordicesimo minuto c'è questo calcio di punizione battuto da Lupo e guardate in aria il Casagrande che riesce a liberare in calcio d'angolo. Al ventisettesimo c'è ancora Perrone in azione e una vera spina sul fianco, questo giocatore costringe Pelosin alla parata di pugno. Al trentunesimo c'è ancora in azione il Bari, è Carrera che si invola sulla destra, va alla cross e c'è un scontro in area sul quale i barisi hanno reclamato il calcio di rigore, ma l'arbitro lascia correre. Al trentanovesimo ancora Perrone in azione, eccolo qui che si destreggia, va al traversone e c'è ancora una deviazione in calcio d'angolo con il pallone che sfiora il palo. Al quarantesimo si fa vivo il Padova con questa bella azione, Valigi, ecco Simonini, c'è un rimpallo, il pallone ritorna a Simonini che vede libero Piacentini sulla destra, ecco Piacentini, va al traversone, il colpo di testa di Longhi è debole e la parata del portiere Mannini. Ecco nel secondo tempo in azione Maiallaro, va al cross ma è bravo Pelosin e para. Al dodicesimo però c'è il gol del Bari, vedete Lupo che mette il pallone in avanti, c'è un colpo di testa di ride out che mette in movimento Maiallaro, supera Donati, entra in area, guarda il portiere e poi di destro, di esterno destro, mette il pallone in rete. Rivediamo la fase finale, era il dodicesimo minuto e il Bari era in vantaggio fra risultanza del pubblico e dello stesso Maiallaro. Nel frattempo era entrato Fermanelli e proprio lui in azione al venticinquesimo minuto lancia Mariani sulla destra, ma la punta bianco scudata viene anticipato in calcio d'angolo. È lo stesso Mariani che va alla battuta dell'angolo, si crea una confusione dopo una serie di colpi di testa e alla fine il pallone viene messo sul fondo. Al 34esimo ancora il Padova in azione, ci sarà un'azione di contropiede impostata da Simonini che lancia Mariani, il quale però sfortunato si allunga troppo il pallone e la difesa libera, ma ecco il gol, è Donati che imposta l'azione, c'è un rinvio di Lupo, interviene di testa Simonini, limite dell'area rigore, il pallone è per Mariani, Zanin è smarcato in centro dell'area, il colpo di testa è perfetto ed è il gol dell'1-1, era il 38esimo, andiamo a rivedere, vedete Zanin che era entrato da pochi minuti e mette il pallone in fondo alla rete, 1-1, non succederà niente fino alla fine.